Altro argomento, altro step per quanto riguarda il lavoro biohacker. HVR, cos'è? A cosa serve? E per quale motivo se ne parla sempre di più? E soprattutto se ne parla sempre di più quando è spesso collegato al concetto di benessere, salute e biohacking. Se avete seguito i video fino ad ora fatti, sapete che si parla sempre di quattro tendenzialmente pilastri che formano quella che è un po' la struttura base del benessere e della salute fisica e psicologica. E per portare avanti il discorso, parlando di biohacker, biohacking o comunque monitoraggio dei propri parametri, non possiamo non parlare di inserire al nostro arco una delle più importanti frecce che abbiamo a disposizione come arma per poter monitorare il nostro stato di salute. E quindi torniamo a bomba a parlare di HVR, ovvero variabilità della frequenza cardiaca. O se vogliamo fare un po' gli splendidi, la heart rate variability, che è la stessa cosa poi alla fine. L'HVR, come altri di cui parleremo, non è altro che uno degli indicatori più importanti per quanto riguarda lo stato di salute fisico e mentale. Ci permette di monitorare i nostri livelli di stress e soprattutto ci permette di anticipare e valutare prima la nostra capacità di effettuare sforzi fisici o mentali. Per biohacker e biohacker ormai è pane quotidiano, ma anche per chi vuole cominciare a capire come funziona il proprio corpo e iniziare a migliorarsi. In effetti sta andando abbastanza di moda per quanto riguarda la situazione sportiva. Ma prima, passi indietro e definiamo cos'è, perché bisogna misurarlo, come migliorarsi e come poterne leggere e interpretare bene i suoi parametri. Partiamo immediatamente dal cos'è. Avete presente quando si parla di battito cardiaco? E avete presente che si dice sempre che il battito cardiaco deve essere comunque una media di 60 battiti per minuto e soprattutto si stabilisce sempre avere una media di 60 battiti al minuto per stare in salute, giusto? Sbagliato. Al contrario, in effetti di ciò che si pensa, avere 60 battiti al minuto, quindi per definizione un battito al secondo, bello, preciso, cadente come un orologio svizzero, in realtà non è proprio salutare. Per avere un buono stato di salute del cuore e soprattutto della funzione del cuore, ciò che è l'intervallo che intercorre tra un battito e l'altro non deve mai essere costante, mai essere identico l'uno all'altro. Deve sempre avere un'oscillazione. Quell'intervallo tra un battito e l'altro, con questa oscillazione, è l'HVR. Quindi è importante che devono esserci e devono essere definiti delle differenze tra i millisecondi che intercorrono tra un battito e un altro. Più c'è variazione, più ci sarà una salute psicofisica. In effetti, ciò che può essere inserito come definizione dell'HVR non è altro che il livello dell'equilibrio della funzione del sistema nervoso autonomo, meccanismo di sistema nervoso che fa parte del nostro corpo e controlla e gestisce tutta la funzione dei nostri organi interni e di tutti quanti i muscoli involontari. Giusto una piccola definizione: sistema nervoso autonomo che sarà diviso in sistema simpatico e sistema parasimpatico. Mentre il primo riguarderà tutte quelle reazioni del nostro corpo di attacco e fuga, quindi tutto ciò che riguarda la stimolazione del nostro corpo, il secondo, il parasimpatico, riguarderà tutte quelle reazioni di riposo e relax, quindi un po' di recupero, quindi di inibizione. Nella quotidianità questi sistemi saranno sempre in continuo equilibrio. Quindi, riassumendo, sistema simpatico, stimolo, stress e quindi azione, sistema parasimpatico, inibizione, recupero e quindi stop. Quello che però accade quotidianamente è esattamente quello che vi aspettate, ovvero un bombardamento continuo di stimoli esterni che faranno impazzire e rincoglionire il sistema simpatico. Quindi lui verrà attivato in continuazione, verrà sempre soggiogato a livello di stimoli esterni, che provvederà ad effettuare un bombardamento interno di stimoli e di reazioni a livello del corpo su molti livelli e su molte funzioni. Quindi rimarrà troppo attivo anche in realtà quando non serve. Per questo il sistema parasimpatico andrà un po' in tilt. Da qui ci agganciamo al nostro HVR e quindi potremmo andare a leggere eventuali punteggi dell'HVR dividendoli in due categorie, punteggio basso e punteggio alto. Quando ci sarà un punteggio basso dell'HVR, lavorerà più il sistema simpatico. Quando sarà un punteggio più alto dell'HVR, lavorerà molto di più il parasimpatico, quindi azione, recupero. Questa è una super semplificazione, ovviamente. La verità è che l'HVR in realtà è molto di più, ma parecchio di più, molto di più di un semplice misuratore del livello stressogeno del nostro corpo. Possiamo proprio definirlo come un indicatore di salute e di malattia del nostro corpo parecchio parecchio affidabile. Tant'è che se andrai a indicare, a valutare quello che è un lavoro molto alto, un livello alto di HVR, il tuo corpo ne risponderà come una resistenza
resilienza maggiore allo stress, una buonissima salute cardiocircolatoria, un efficiente riposo, tanto per cominciare, e di conseguenza una buona salute più o meno in generale. Stop, passiamo direttamente a come la misuro, come riesco a trovare i parametri della lettura di un HVR. Ed è molto più semplice di quello che pensate. In effetti, molto più che parlare di come misurarlo, direi che è più giusto dire con cosa lo misuro. E oggigiorno si misura con apparecchiature che in realtà quasi tutti abbiamo, se non tutti quanti abbiamo. E parlo fondamentalmente degli indossabili, dei wearable. Diciamo che in questo momento ci sono quattro categorie di wearable che possono essere indossati, che fanno un ottimo lavoro per quanto riguarda i parametri dell'HVR. Troviamo la fascia Polar, che è molto precisa, anche se spesso è indossabile soltanto in situazioni di allenamento. Abbiamo i due dispositivi per eccellenza, ovvero Apple Watch e Garmin, che anche loro fanno un'ottima funzione, soprattutto perché indossati tutto il giorno riescono in qualche modo a creare una media molto più vicina alla verità. Ed infine, ma non per importanza, abbiamo l'Oura Ring, che non è altro anche lui che un anello, indossabile anche lui, che una volta indossato avrà una funzione quotidiana, se non settimanale, dove andrà a registrare, come l'Apple Watch, come il Garmin, parecchi parametri oltre l'HVR, soprattutto per quanto riguarda la media di determinati punteggi anche di sonno, fattore stressogeno e battito cardiaco. Quindi diciamo è molto soggettivo il cosa indossare o meno. La cosa importante è che andate a imparare come si leggono determinati parametri per cercare di trovare una media di quello che è un po' il valore ottimale. Valore ottimale molto soggettivo, persona a persona, mi raccomando. In alcuni casi il problema è il costo, ma è anche un po' relativo anche questo. Passiamo alle cose più importanti, ovvero quando misurare l'HVR. Fondamentalmente l'HVR va misurato in due momenti della giornata particolari: al vostro risveglio e la sera, poco prima anche di andare a letto volendo. Questo per definizione, in base al wearable che indossate, avrete dati più o meno precisi, perché alcuni potranno essere indossati sempre, altri invece saranno un po' più scomodi, soprattutto tenerli casomai tutta la settimana, tutta la notte. Quello che è importante è che è inutile andare a cercare, andare alla ricerca di quelli che sono determinati valori durante determinati allenamenti, durante determinate attività quotidiane, durante una seduta lavorativa stressante, la chiamata con il capo, le bestemmie. Non ha ovviamente senso, è chiaro che in quel momento ci sarà il simpatico che schizzerà a mille e schizzerà in aria. È ovvio, grazie al cazzo. Ciò che conta è in realtà la media. E questo è subito un invito che vi lascio. Cercate all'inizio di non infognarvi subito con tutti quanti i dati giornalmente 3-4 volte al giorno, perché l'importante è realmente una media, volendo anche settimanale, perché una media così un pochettino alla lunga vi riuscirà a dare quelli che sono valori più precisi al vostro stato di salute. E qui quindi scatta subito la domanda: quali sono in realtà i valori ottimali? E la risposta vi deluderà, perché è tutto soggettivo, perché sarà influenzato dall'età, sarà influenzato dal sesso, dallo stile di vita, dal momento della giornata in cui leggete, e soprattutto non andate a paragonarvi con altri. Ogni corpo è soggettivo, l'abbiamo sempre detto, ogni corpo ha il suo vissuto, ogni corpo ha i suoi parametri. E quindi piuttosto la domanda che dovete farvi è: quali sono i fattori che influenzano l'HVR? E qui parte immediatamente quella che è una carrellata. Parliamo infatti di sonno, alimentazione, alcol, idratazione insufficiente, esercizio fisico intenso, malattie, stress a palla e che cazzo. Ci avete fatto caso che alcuni di questi parametri fanno parte dei famosi quattro pilastri del nostro stato di salute? È proprio per quel motivo, perché sonno, alimentazione e fattore stressogeno vanno ad influenzarsi a vicenda e vanno ad interagire con dei processi fisiologici che andranno a cambiare, a modificare tutti quanti i nostri livelli di salute e di stato di benessere del corpo. Cosa in realtà a questo punto possiamo fare per influire positivamente sul nostro HVR? E mi dispiace deludervi, ma la prima risposta sarà: respirate. Respirate per favore, non andate in apnea. Respirate. Mi raccomando, è importante respirare. Non vorrei avervi sulla coscienza. Respirate di diaframma, lavorate col diaframma e cercate di bypassare il tabù della meditazione, perché andrete a lavorare sul lavoro diaframmatico
e sul sistema vagale. Altra superarma che possiamo utilizzare per influire sull'HVR è l'allenamento definito in zona 2, quindi tutto l'allenamento a bassa intensità. Tranquilli, ne parleremo. Esposizione al freddo. Già abbiamo avuto modo di parlarne in qualche video sul canale, ma torneremo a parlarne perché l'esposizione al freddo lavora moltissimo sull'affetto vagale del corpo e quindi di conseguenza tutti i parametri di riflesso fisiologici sul sistema cardiaco. Musica! Musica! Moltissime frequenze, moltissime tipologie di musica influiscono molto positivamente sul fattore stressogeno e anche sul fattore neurologico del corpo. Ultimo, non per ultimo, anche qui, il sonno. Ricordate sempre di migliorare la qualità del sonno e non la quantità. Ne abbiamo già parlato, ne torneremo a parlare. Come prima infarinata direi che ci siamo. Quindi salvatevi questo video, tornate a rivederlo per prendere ancora più appunti e ancora più spunti. E piano piano andiamo a sviscerare ogni singolo elemento. Conoscevate l'argomento? Sì o no? Fatemelo sapere giù nei commenti come sempre e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!